Abbiamo una grande accelerazione sulle rinnovabili, che in questo momento sono certamente un'importante tecnologia per decarbonizzare, e abbiamo delle buone esperienze sul gas, che è meglio del carbone, ma che comunque presto diventerà anch'esso inadeguato perché è sempre fossile. Dovremo deciderci al più presto a passare a sorgenti nucleari di nuova generazione, i piccoli reattori nucleari, perché poi dalle tassonomie si vede che questa è la tecnologia in assoluto più verde, che ci consentirà di avere energia per tutti a costi ragionevoli. Oggi siamo ancora in una fase in cui è più importante ridurre il carbonio che l'anidride carbonica piuttosto che cercare una soluzione che vada bene per tutti, perché ancora non c'è. Abbiamo tante risorse come il geotermico, come insomma, cose che ci vengono dalla natura, l'idroelettrico, queste sono cose che ci consentono di migliorare. Inutile dire che si fa tutto con le rinnovabili, perché non è vero, perché siamo una potenza manifatturiera internazionale e le rinnovabili non bastano. Bisogna utilizzare tutte le tecnologie, tutte, nessuna esclusa, cercando di diminuire ove possibile, in base alle possibilità che ciascun territorio ha e anche le fortune che ciascun territorio ha, perché dipende dalla disponibilità, e per cercare di ridurre l'impronta di carbonio della produzione e della società civile. Purtroppo l'errore che è stato fatto è stato molto ideologizzare questa transizione, ritenendo che ci fosse una soluzione unica per tutti. Non è così. Vale per le automobili, vale per l'energia, vale per la manifattura.